Oggi abbiamo scelto come sede della nostra protesta l'ufficio tecnico del 13° municipio a Ostia. E la nostra protesta consiste nel sensibilizzare l'amministrazione comunale, cioè il sindaco Gianni Alemanno, contro la corruzione dei vigili urbani degli uffici tecnici a Roma, per garantire trasparenza e imparzialità nell'espletamento delle funzioni dell'istituto, come garantito l'articolo 97 della Costituzione italiana. Noi chiediamo, la nostra richiesta è quella del trasferimento periodico da un municipio all'altro ogni 3 anni dei dipendenti della Polizia Municipale, cioè vigili urbani, e dipendenti degli appartenenti agli uffici tecnici territoriali, per garantire appunto, ripeto, il principio di trasparenza e imparzialità nell'espletamento delle funzioni. Abbiamo scelto come simbolo territoriale della nostra protesta proprio Ostia, cioè il 13° municipio, perché le nostre segnalazioni che ci puntano sono più numerose appunto da parte dei cittadini di questo municipio, di questo territorio, e abbiamo motivo di credere appunto che il fenomeno sia in qualche modo più presente. Chiaramente la nostra battaglia si rivolge a quelle mele marce che si annidano in questi uffici, appunto dalla Polizia Municipale e dagli uffici tecnici, per quelle poche mele marce che però vanno a inficiare la buona immagine di tutto il corpo della Polizia Municipale e dei dipendenti appunto degli uffici tecnici comunali, di questi comparti lavorativi. E perciò noi non possiamo prescindere da questa soluzione per poter garantire appunto la liceità nell'espletamento delle proprie funzioni e di questi comparti professionali, e questa garanzia della tutela dei cittadini, perciò dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, per garantire, preservare i cittadini stessi dal pericolo di omissioni o abusi. E non siamo noi certo a dirlo, è la cronaca che spesso ci rimanda problemi di questo tipo, fenomeni di questo tipo. Noi chiediamo, ripeto, un trasferimento periodico, ogni 3 anni, da un municipio all'altro, un trasferimento interprincipale dei dipendenti degli uffici tecnici e dei vigili urbani. Questa è la nostra battaglia, va avanti già da 1 anno e mezzo, stiamo protestando contro il silenzio imposto, appunto opposto a noi, alle nostre richieste, dal sindaco Gianni Alemanno, che aveva demandato la questione all'assessore al personale Enrico Cavallari, che però, dopo essere stati ricevuti appunto dal capo della sua segreteria, ha opposto sempre questo silenzio. Perciò contro il silenzio delle istituzioni noi continueremo le nostre proteste, che abbiamo deciso di andare avanti con questa nostra protesta, lo faremo fino a quando l'amministrazione comunale non aprirà un tavolo di concertazione. Perciò noi riterremo responsabile appunto il sindaco Gianni Alemanno e tutta la giunta comunale responsabili politicamente eventuali reati di questo tipo, della fattispecie, che verranno perpetrati ai danni della pubblica amministrazione, ai danni dei cittadini, dipendenti appunto di questi comparti territoriali. Chiediamo perciò al sindaco Alemanno di incontrarci, di ascoltarci su questa cosa. Abbiamo già incassato diverse opinioni positive in merito a questo, per esempio da parte del presidente del 13° municipio Giacomo Mizzani, presidente del 10° municipio Sandro Medici, e dal vice comandante generale, che a nome del comandante generale Angelo Giuliani, il vice comandante Diego Porta, aveva detto che ci aveva assicurato che per quanto riguarda loro una situazione del genere poteva essere condivisibile, magari per quadranti territoriali. Per quanto riguarda noi non si può prescindere da questa soluzione per poter garantire finalmente la salvaguardia appunto anche e soprattutto del corpo, del corpo dei polizia municipale, tutti coloro i quali sono impegnati a fare il proprio dovere con abnegazione e consenso sicuramente delle istituzioni. E non è possibile che che il lavoro di queste persone, della maggior parte appunto di appartenenti a questi comparti lavorativi, venga inficiato e messo in discussione da quelle poche mele marce che si lasciano andare a fenomeni di corruttele, perciò corruzione, concussione, omissioni in atti d'ufficio e illeciti di vario tipo.